الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد cari fratelli, la khutba di oggi si tratta di una questione molto importante. Si parla su quanto riguarda il rizq, il sostentamento che Allah ci darà per tutti. Allah ci ha dato il rizq sia per il kafir miscredente che per il mu'min, il credente non dovrebbe avere dubbio su Allah se ci fa mancare qualcosa. Allah ci ha dato per il kafir, figurati per il mu'min. Per cui tutti noi dobbiamo mettere la fiducia su Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nel Corano disse: Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. In verità Allah è il sostentatore che ha la forza, l'irrimovibile. Allah che ci dà il rizq. Purtroppo oggi noi abbiamo la mancanza di questa fede. Abbiamo mancanza di fiducia su Allah tabaraka wa ta'ala. Se qualcuno di noi troverà un lavoro, non va a cercare se è il lavoro halal o haram. Pure se è il lavoro haram, lui accetterà lo stesso. Perché? Perché ha paura che rimarrà senza soldi e non sa che Allah tabaraka wa ta'ala che ci dà rizq. Dobbiamo avere la pazienza, non ci dobbiamo guardare la strada in cui c'è haram. Dobbiamo guardare in cui c'è sempre halal. Allah tabaraka wa ta'ala nel Corano disse: Inna Rabbi yabsitu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah ci dà il sostentamento per tutti quanti, per tutto ciò che Allah vuole. Dobbiamo avere questa aqida. Dobbiamo credere su questo. Il rizq arriverà prima o poi, prima che viene la morte. Come ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, non morirà nessuno affinché compiuta il suo sostentamento. C'è un hadith di Ibn Abbas radiyallahu anhu in cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceva: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. Sappia che se tutta la comunità, se tutta la umma si unisce per darti il bene o per farti del bene, non ci danno tranne ciò che ha scritto Allah per te. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. E sappia che se la umma uniscono per farti del male, non li faranno tranne ciò che ha scritto Allah per te. Avendo questa aqida può vivere sereno, tranquillo, non avrai dubbi sul rizq, anche se oggi non ce l'hai. Non si sa, Allah ci ha lasciato per l'altro giorno, per l'aldilà. Quindi dobbiamo avere la pazienza, dobbiamo credere che il rizq viene di Allah tabaraka wa ta'ala.
non viene da nessuno, siamo tutti quanti creatori. Siamo tutti quanti esseri umani. Tutti aspettiamo il rizq del creatore che ha creato il mondo, che sarebbe Allah tabaraka wa ta'ala. Lui ar-Razzaq, il sostentatore, che ci darà sia per il kafir che per il mu'min. Dobbiamo avere questa aqida. Se vogliamo una vita serena, dobbiamo avere questa aqida. Dobbiamo fidare su Allah tabaraka wa ta'ala, mettendo la fiducia su Allah, vivendo insha'Allah sereni, senza problemi. Sappiamo che il sostentamento viene di Allah tabaraka wa ta'ala. Per cui c'è consiglio a me e anche a voi di mettere la fiducia su Allah tabaraka wa ta'ala, di cercare nel rizq solo al halal. Non dobbiamo cercare al haram. Al haram, pure se dura, non durerà sempre. Arriverà il giorno che arriva la morte e non prenderemo del haram solo i peccati. Ma subhanallah, al halal, anche se finisce nella vita, troverai la ricompensa inshallah davanti a Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.